Hai cercato la libertà lontano, hai trovato la noia e le catene,
Hai vagato senza via, solo con la tua fame. Apri le tue braccia, corri incontro al Padre. Oggi la sua casa sarà in festa per te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sperate nel Signore. Nell'ora della prova siate forti, sperate nel Signore, e la sua pace sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, proseguiamo il cammino della Settimana Santa, la settimana più grande, celebrandone il primo giorno dopo la Domenica delle Palme e quindi il secondo giorno della Settimana Santa. Ci accompagnano i canti del servo di Yahweh del libro del profeta Isaia e gli eventi degli ultimi 6 giorni di vita di Gesù, narrati nel Vangelo di Giovanni. Il Signore Dio non spezzi la canna incrinata della nostra vita e la fiamma smorta della nostra fede. Nella sua misericordia ci risani e ci sollevi. Servo di Dio, stabilito da Dio come alleanza del popolo, Kyrie eleison. Servo di Dio, luce delle nazioni, Christe eleison. Servo di Dio, che apri gli occhi ai ciechi e liberi i prigionieri, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico figlio, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità, non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Salve nostro Re, tu solo hai compassione di noi peccatori. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva, e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli. E tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Stiamo vivendo certamente questa settimana santa che è tutta particolare. Già ogni anno la settimana santa è particolare perché ci riporta all'origine della nostra fede, al centro della nostra fede. Ma quest'anno la stiamo vivendo ancora più partecipando alla passione del Signore. Ieri abbiamo iniziato la settimana santa con la Domenica della Passione. Per chi ha partecipato anche attraverso i mezzi
Alla celebrazione della messa, ascoltato il lungo passio, il racconto della passione del Signore Gesù. Ecco, in quella passione quest'anno certamente mettiamo la nostra passione, per chi prima di tutto la sta vivendo nella carne, per chi è morto, ma per chi è anche stato contagiato, per chi sta soffrendo per la morte di una persona cara, di un familiare, per chi si sente smarrito, per chi si sente anche senza viveri per potersi nutrire. Ci sono tante passioni che in questi giorni tanti fratelli e tante sorelle stanno vivendo. Noi credenti siamo chiamati prima di tutto a vivere anche la nostra passione portando la croce dietro Gesù. In effetti Gesù dirà: chi vuole essere mio discepolo, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Quello che stiamo vivendo in questi giorni è seguire Gesù nella sua di passione. Ma dobbiamo anche vivere la passione come l'ha vissuta Gesù. Ieri ho sottolineato che Gesù vive la sua passione con un profondo abbandono nella volontà del Padre, quasi quasi dicendo al Padre: fai tu, mi fido di te, mi abbandono a te. Anche il salmo di questo lunedì santo: il Signore è mia luce, mia salvezza, di chi avrò terrore, di chi avrò paura? Ogni passione va vissuta con un profondo abbandono nella volontà di Dio, ma soprattutto con la profonda convinzione che il Signore è lì a patire con me, a patire con te. Il Signore accompagna il nostro cammino. E oggi abbiamo ascoltato, oggi, domani e dopodomani, ascolteremo i tre canti del libro del profeta Isaia, che anticipano secoli e secoli prima quello che vivrà Gesù. Il servo di Yahweh è Gesù, il servo di Yahweh che mite va verso il compimento dell'ora, direbbe San Giovanni, l'ora della croce, l'ora della passione, l'ora della morte. Nella mitezza, nella pazienza, nell'obbedienza, tutti atteggiamenti del servo di Dio che si fida di Dio e si lascia condurre. E Gesù così ha vissuto la passione, si è lasciato condurre. Però oggi una scena intima, una scena familiare, una scena davvero che, se ci pensiamo un attimo, Gesù va alla casa di Lazzaro, di Marta e di Maria perché sa che da lì a qualche ora, 6 giorni prima della passione, dice il Vangelo, avrebbe vissuto umanamente qualcosa di forte. Tutti quanti noi, quando viviamo una sofferenza, cerchiamo conforto in chi ci vuol bene. E chi ci vuol bene rimane nell'ora della nostra sofferenza, non se ne va via, non fa finta di niente. Allora Gesù sapeva che andando alla casa di Maria, di Marta e di Lazzaro avrebbe trovato conforto. Erano gli amici di Gesù. E se ci mettiamo davvero in quella scena, troviamo tanto amore da parte di Maria, di Marta, di Lazzaro. Avevano preparato la cena, ma c'è un segno forte, il segno del profumo, che Giuda certamente non comprende, perché dice il Vangelo: aveva la cassa, ma non gli importava dei poveri, era un ladro, avrebbe utilizzato quei soldi per altro, purtroppo. Come diceva il Papa stamattina, tanti utilizzano i poveri per altri scopi, ma quel profumo è il segno di un amore grande,
un amore che non bada spese. Tutti quanti noi, quando amiamo molto, siamo capaci anche di spendere molto, o comunque di fare di tutto. Perché? Perché c'è un sentimento forte, perché c'è un grande amore verso la persona amata. Allora Gesù va alla casa di Marta, di Maria, di Lazzaro, perché sa di essere amato dai suoi amici. E quel profumo è il segno di un amore grande, il segno di una donazione grande, che anticipa già poi il profumo che verrà utilizzato per imbalsamare il corpo di Gesù. Quando, come credenti, come cristiani, siamo chiamati a vivere l'amore, ecco, l'amore è, diciamo, ha due facce: l'amore a Dio e l'amore agli altri. Non possiamo dire di amare Dio se non amiamo gli altri, e non possiamo dire di amare gli altri, i poveri anche, ma le persone che ci sono accanto, il prossimo, senza l'amore a Dio. Le due cose vanno insieme. Anche noi come Chiesa ci dedichiamo ai poveri perché è il nucleo del Vangelo, è il senso del Vangelo. Ma noi amiamo i poveri, serviamo i poveri perché nei poveri c'è Gesù stesso. Ma non possiamo farlo per altri scopi. Non possiamo dire di amare solo i poveri. Noi amiamo i poveri perché in loro Gesù si rivela. E lo facciamo nell'amore di Dio, nel nome di Gesù. I grandi santi della carità, penso a Madre Teresa, quando hanno vissuto la loro vita di carità, Madre Teresa ogni giorno dava la sua vita per i poveri, per gli ammalati, per gli esclusi, per gli ultimi, ma Madre Teresa era capace di stare in adorazione eucaristica tante ore prima di fare il suo servizio. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi siamo chiamati ad amare e a non badare a spese o non badare a tempo, ad amare gli altri, ad amare i poveri, gli ultimi, gli esclusi, gli abbandonati, tutte quelle categorie che stanno a cuore a Dio. Farlo nell'amore di Dio, per amore di Dio, con l'amore di Dio. Allora pensiamo un attimo che proprio da questo Vangelo emerge quanto noi siamo chiamati a stare vicini a Gesù, proprio in questi giorni della Settimana Santa. E anche stare vicino a Gesù significa stare vicino a chi soffre in Lui e con Lui. La sofferenza di Gesù continua anche oggi, della sofferenza di tanti. E noi siamo chiamati a viverla stando vicino, senza badare a spese e senza badare a tempo, così come ha fatto Maria con il profumo costoso con il quale ha unto i piedi di Gesù. Siamo chiamati a rimanere uniti nella preghiera al Signore. E certamente chiedere conforto a Lui, ma dire al Signore che ci aiuti a dare conforto agli altri. Mai come in questa settimana santa possiamo vivere davvero questa passione del Signore che non solo riviviamo nella liturgia, ma riviviamo proprio nella nostra esistenza. Magari non veniamo in chiesa per celebrare la messa o celebrare il triduo pasquale, ma possiamo vivere a casa, nella nostra vita, nelle relazioni con gli altri, il mistero pasquale di Gesù, che è fatto di passione, di morte, ma anche di risurrezione. E questa Settimana Santa diventa vera nella nostra vita. Tutta questa parola di Dio diventa vera nella nostra vita. Magari l'anno scorso, o speriamo il prossimo anno, la vivremo diversamente come l'abbiamo sempre vissuta, partecipando alle celebrazioni, ma qualche volta forse rimanendo spettatori. Invece quest'anno entriamo nel vivo di questa parola di Dio, entriamo nel vivo della passione del Signore, che deve dire a noi oggi,
quanto è importante l'amore, che non bada a spese, che non bada a tempo, per il Signore e per gli altri, particolarmente quelli che hanno bisogno della nostra carità, della nostra solidarietà, del nostro amore, delle nostre attenzioni, nel nome di Gesù, come lo ha fatto Lui, come ce lo ha insegnato Lui. La scrittura paragona la preghiera ai profumi o all'incenso che sale verso l'alto, verso Dio. Innalziamo la nostra preghiera al Signore con la stessa generosità con cui Maria, sorella di Lazzaro, ne ha cosparso di profumi il corpo. Diciamo insieme: ricordati di noi, Signore, nella tua misericordia. Ricordati di noi, Signore, nella tua misericordia. Ricordati delle tue chiese e di quanti in esse proclamano l'annuncio della tua morte e della tua risurrezione. Noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nella tua misericordia. Ricordati dei responsabili delle nazioni, perché mentre si preoccupano dei poveri, abbiano anche a cuore la felicità della loro gente. Noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nella tua misericordia. Ricordati di quanti hanno il coraggio di sperare contro ogni speranza. Risplenda in essi la luce della tua risurrezione. Noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nella tua misericordia. Ricordati di noi che siamo nella prova. Sii tu la difesa della nostra vita. Noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nella tua misericordia. Ricordati dei nostri fratelli Luigia e Ruggero e di tutti i defunti. Associali al mistero della tua Pasqua. Noi ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nella tua misericordia. Non hai mai chiesto nulla per te, Signore Gesù, ma hai accettato il generoso gesto di spontanea fede fatto da Maria di Betania. Fa che il nostro amore per te non sia piccolo e gretto, ma si allarghi fino alla misura della tua vita donata sulla croce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo e fa che l'albero della croce, che ha annullato la nostra condanna, produca per noi frutti di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e di risurrezione, che segna la sconfitta dell'antico avversario e l'evento stupendo
della nostra redenzione. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e della risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane, la vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Leonardo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di tutti noi abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri, San Nicola il pellegrino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Imitiamo l'appassionata generosità di Maria e impieghiamo voce e tempo per celebrare l'opera del Padre per noi, l'obbedienza fedele del suo servo Gesù. E a noi conceda di fare ogni giorno la sua volontà. Osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. O Cristo Dio, ci rallegriamo perché ci hai redenti con la tua morte e liberati con il tuo sangue. Abbiamo corretto con la penitenza l'anima e il corpo. Ora fa dono a noi della tua pace, affinché, avvicinandosi la solennità della tua Pasqua, conserviamo vicendevolmente la perfezione dell'amore, così da partecipare alla tua mensa, liberi dal crimine di odiarci. Per te, che sei vera pace e amore eterno, e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma soltanto una parola ed io sarò salvato. È il momento dove voi che state seguendo la messa da casa potete fare la comunione spirituale. Se non avete la preghiera a portata di mano, pregate anche a parole vostre, chiedendo al Signore Gesù di venire spiritualmente dentro di voi. Chiedetegli misericordia per la vostra vita, ma soprattutto ditegli che desiderate di fare comunione con Lui e che desiderate l'Eucarestia. Questo è un momento intimo, ciascuno lo viva chiedendo al Signore di entrare in comunione con Lui. Non nascondere da me il tuo volto. Nel giorno della tua e della mia angoscia, tendi verso di me il tuo orecchio. Quando ti invoco, affrettati a rispondermi. Preghiamo. Visita, Signore, il tuo popolo consacrato da questi santi misteri. Proteggilo con il tuo amore premuroso, perché custodisca con il tuo aiuto i
doni che ha ricevuto dalla tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Solitamente ogni anno c'è sempre la confessione di Pasqua. Quest'anno per ovvi motivi non si può. E sulla pagina Facebook trovate come si può vivere per ora un atto di contrizione perfetta, cioè un momento di contrizione, di accusa dei peccati nella preghiera, con alcune indicazioni che trovate proprio su questa pagina Facebook, ma ho anche mandato stamattina un messaggio. È una confessione, diciamo, spirituale, ma è una confessione che ha il suo valore. Ovviamente noi in questa settimana cerchiamo davvero di viverla santamente. È una settimana santa non solo per i misteri che celebriamo, ma anche per il come li celebriamo. E quindi, ecco, quest'anno può essere anche una confessione più profonda, una confessione dove noi davanti al Signore gli chiediamo perdono e ci impegniamo poi, quando ci sarà data la possibilità di tornare in chiesa, ecco, ci vivremo il sacramento della riconciliazione, magari avendo fatto un profondo esame di coscienza. Quindi seguite, ecco, quelle indicazioni per la confessione in questo tempo di pandemia. E come sapete c'è anche la possibilità di lucrare l'indulgenza plenaria, perché è ancora di più una misericordia abbondante che il Papa ha concesso e che poi possiamo certamente approfittarne. Seguiremo anche domani la messa alle ore 19 e anche mercoledì, e poi da giovedì l'inizio, diciamo, di quelli che sono i giorni ancora più pieni di significato per il triduo pasquale. Vogliamo pregare per il defunto Rino, lo affidiamo alla misericordia di Dio e anche tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. La tua protezione, o Signore Dio, soccorra gli umili e protegga sempre coloro che confidano nella tua misericordia, perché si preparino alle feste pasquali con la mortificazione del corpo e ancora di più con la purezza dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Camminate verso la Pasqua e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione.